Wesh ragazzi, ma li sapevate i 5 passaggi che conserva bene un prodotto? Che mi sa che nessuno gli spiega. Vi piacerebbe? No. Passaggio numero 1. Chiudete bene il prodotto. Ricordate che l'aria è il primo nemico, quindi sigillate bene o avvolgete bene. Non mi fate vedere sti brandelli di pellicola. Passaggio numero 2. La temperatura. Ossia, tenete i prodotti che vanno messi in frigo, in frigo. Quelli che vanno nel magazzino, nel magazzino. Questo perché, soprattutto per un prodotto che va mantenuto in frigo, farli dentro fuori e quindi provocare tanti sbalzi di temperatura lo ammazza! Terzo passaggio, l'etichetta. Me vuoi spiegare se no come ti ricordi quando l'hai aperto? Già siamo tutti mezzi fusi. Non rendiamo le cose ancora più complicate. Etichetta, data di apertura e ipotetica data di scadenza. Devi star culo. Passaggio numero 4. Sistemate nel posto giusto. L'ordine in cucina è fondamentale. Se no va a finire che non lo trovate. Lo riordinate e dopo lo chef fa un paiolo così. Perché state tranquilli che poi lui lo trova. Passaggio numero 5. La rotazione del prodotto. Mi sa che in tanti non l'hanno mai sentita nominare. Vuol dire semplicemente mettere davanti quello che scade prima e dietro quello che scade dopo. Sembrerà stupido, ma non lo fa nessuno. Questi sono i 5 passaggi che non dovete mai saltare nella conservazione di un prodotto. E forse è tra le cose più importanti. Se il video ti è piaciuto, dici un bel like, facci un commentino. E chi non fa una storia, non appendi i quadri. Namo va!